Allora, andiamo avanti. Io ce l'ho la risposta, qual è l'altra umanità? Lino, Giuseppina, Matteo, Giovanni, Luca, oggi gli auguri ai tanti Luca, Lucia, Walter, credo, Anita, e crediamo in questa umanità che conosciamo. Qual è? Questa è la domanda, la grande domanda, qual è l'altra umanità che conosciamo, brava gente, rispondete, rispondiamo, l'altra umanità che conosciamo, l'altra umanità che crede nell'amore, l'umanità che noi conosciamo, brava gente, è quella espressa dalla nostra bussola quotidiana, dal Vangelo, dove cerchiamo di nutrirci, di trarre forza in quel tempo. Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi servi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare e bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto, agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendo, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, e a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Brava gente, bellissimo questo, cercate di capire. Cioè Gesù ci sta dicendo una cosa forte: cerca di capirmi, cerca di capire, cioè entra nella logica della mia umanità, dell'umanità del Signore. E allora noi stasera ce l'abbiamo questa umanità di fronte, ed è la persona di Gesù. Vedete, anche per un non credente, guardare a Gesù significa guardare ad un'altra umanità, ad un'umanità che è rivoluzionaria, a un'umanità che davvero trasforma tutto. È l'umanità di Gesù, brava gente. Cercate di capire. Chissà se ci facessimo questa domanda e vi dicessi così e rispondereste di primo acchitto. Cosa abbiamo capito di Gesù? Cosa abbiamo capito di Gesù? Buttate giù una risposta, ma semplice, una parola, breve. Cosa abbiamo capito di Gesù? Cosa ho capito io di Gesù? Credo che sarebbe interessante, sarebbe davvero molto interessante. Io ho visto, mi sono arrivate alcune lettere quando vi ho detto se la parola ha trasformato, questa parola che ascoltiamo ogni sera ha trasformato qualche situazione, e davvero ci sono delle belle testimonianze, brava gente, che sono le vostre, che vi siete ricordati. Mi ha detto, mi sono ricordato che Gesù mi diceva perdona, e non ho reagito e ho cambiato una situazione che poteva diventare un momento conflittuale, invece è diventato vita. Altre persone, insomma, davvero tanti esempi mi avete fatto. Cercate di capire, allora, qual è la parola che
che secondo voi Gesù va fatto capire di più? Rispondete direttamente nei commenti, poi ci leggiamo vicendevolmente. Io ogni tanto vado a sbirciare e vedo i vostri commenti e sono davvero delle perle. Non vi nascondo che a volte siete anche voi che edificate me. E chissà quanta gente va a vedere, a curiosare e viene edificata e dice: ma quanta brava gente c'è, un bene che non fa rumore, che non fa chiasso, un bene silenzioso ma fortissimo, ma fa chiasso nella coscienza, cioè mette in crisi. Il Vangelo di oggi ci consegna davvero una bellissima differenza tra la relazione con le cose e la relazione con le persone. Ci viene anche indicata la strada per aiutarci a capire la differenza. È la chiave che trova Gesù per rivolgersi ai suoi discepoli. Cercate di capire. Si rivolge anche a noi stasera, a noi che ci affacciamo in questo nuovo giorno, come fosse una confidenza amicale. Cerca di capire quante volte, no? Le mogli e i mariti, tra i giovani, cerca di capire, no? Cerca di, tenendo una mano sulla spalla a chi gli sta accanto e l'ascolta. Questa esortazione credo possa davvero sondare il terreno della nostra esistenza, brava gente. La prima cosa che dobbiamo tenere presente è appunto la differenza, tra le cose e le persone, cioè tra le relazioni con le cose e con le persone. Il servo fedele, il servo infedele, ha impostato una relazione con le cose per il possesso di esse. E cosa fa? Mangia, beve, s'ubriaca, percuote gli altri. Vive una relazione in cui si sente padrone, come se le altre, come se le cose che ci circondano fossero degli oggetti e basta. Ma solo quando usciamo dalla possessività cresciamo come uomini. È vero, brava gente. Perché? Perché il bambino tende sempre a possedere, mio, 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 no? E invece l'uomo, l'adulto, cioè diventi uomo, e quando non sei bambino che vuoi possedere, ma doni, è una differenza abissale. Io qua ho scritto, ho ricordato che proprio sulla possessività una marca di pubblicità ci aveva giocato moltissimo, lo ricordate? Un formaggino, come si chiamava? Mio, proprio a sviluppare questa possessività. Quando usciamo da questa attenzione, allora noi non siamo più servi infedeli, ma siamo servi fedeli. Se mettiamo al centro la relazione con le persone, cambia tutto. Una domanda che può aiutarci è chiederci come guardiamo alla morte, se come un punto di arrivo, se come un punto di arrivo o come un punto di partenza. Vedete, è interessantissimo questa riflessione, brava gente. Cioè, se noi guardiamo alla morte, dice, vabbè, arriviamo poi, muoio, è tutto finito, no? E allora noi giochiamo una partita piena di falli. Se invece noi guardiamo che c'è un'altra partita, cerchiamo di giocare bene, la vita viene impostata secondo logiche diverse e allora è l'accesso, l'entrata all'eternità. Allora sarà un lento fiorire, spogli del superfluo per far emergere la bellezza. Un altro modo per comprendere le nostre relazioni è chiedersi se affrontiamo le giornate con la lista delle cose da fare o con quella delle emozioni da vivere. Cambia tutto anche qui. Un verbo a questo proposito ci viene incontro. Attendere, attendere. Attendere è un bellissimo verbo, brava gente, perché significa tendere la mano, tendere all'altro. Essere protesi verso l'altro. Per dirla con Don Tonino Bello, attendere, infinito del verbo amare. Chi attende, chi sa attendere, sa amare. Anzi, nel vocabolario di Maria
amare all'infinito. Nel vocabolario di Francesco aggiungiamo noi un amare fraterno, un amore fraterno. E allora andiamo avanti, brava gente, andiamo avanti sapendo che la vita è fatta anche di saper attendere, che le cose maturano, di saper appunto relazionarci con le persone e non con le cose. Tutto ciò che ci circonda è vivo e va rispettato, va amato. Bravo, servo fedele, ci sentiremo dire quando andiamo lassù. Ci pensate ogni tanto che bisogna andare lassù? Ci pensate sì o no? Dobbiamo andare lassù? Ve lo chiedo, brava gente. Dobbiamo andare lassù o no? O ci vogliamo andare? Ci vogliamo andare? Ci vogliamo andare? Non sento. Sì, ci vogliamo andare. Io ci voglio andare, proprio ci metto subito, Signore, voglio venire da te, e basta, non è che qua, là, no, da te, Signore mio. E quando ci sono delle cose che ci distraggono, e ci sono, allora diciamo, attendo perché io tendo lassù. Andiamo avanti, brava gente, forti, siamo fatti per amare, va bene? E allora, due o tre belle cose stasera. La prima, ve l'ho già detta, il 13 presentiamo il libro, alle 16 facciamo la Santa Messa nella Chiesa della Consolazione e alle 17 ci sposteremo, adesso sto chiedendo, alla Chiesa che sta qui ai fori, facciamo una passeggiata poi, e alle 17 la presentazione del libro Una gioia mai provata, per prepararci a Natale, dove ci sono, adesso faccio vedere una cosa, dove ci sono anche le vostre riflessioni. Eccolo qui, è uscito, abbiamo partorito. Una gioia mai provata, San Francesco in Regione del Presepe, con la prefazione di Domenico Pompili, e ci sono poi metà libro, è tutto vostro, sapete, brava gente, metà è della brava gente, eccolo qua, vedete, ci sono un bel po' di lettere, abbiamo messo perché molte erano bene, c'è questo di Francesca, di Ofelia, dalla Scozia Francesca, poi Enrica Iacobelli, poi caro padre Enzo, accolto a voi la sua richiesta, chi è? Anna Petrosino, Anna Maria Manzi, Fausta Giac, e ci sono, ne abbiamo messo parecchi dei vostri racconti di Natale, però sono contento perché è bello dar voce a tanta gente che fa il presepe, quindi fate il presepe quest'anno, fate il presepe tutti distintamente, abbiamo bisogno di tenerezza. Io spiego perché Francesco ha fatto il presepe e non è gli è venuto così, c'è un motivo, però non ve lo anticipo, c'è un motivo serio perché Francesco ha inventato il presepe, ma ce lo diremo più avanti. E poi sarò, ve l'ho detto, il 28 presso la tomba di Don Tonino Bello per una marcia, il 28 mattina probabilmente a Napoli mi hanno invitato, vediamo. E poi io dal 15 al 24 sarò in Terra Santa e dove registreremo queste puntate che andranno in onda il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 27 dicembre e il 28 dicembre. Quindi a Natale vi romperò un po' le scatole e saremo insieme e partiremo da Nazareth, Betlemme e Gerusalemme e poi le ultime due in Italia, Trento, Roma, Napoli, Assisi, per vedere cosa succede con le tradizioni natalizie e per vedere se insomma abbiamo capito questo Natale.
Andiamo avanti, brava gente, vado ai saluti, eh? Ne sono diversi stasera. Allora, gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Luca, eh? Ada e Francesco vorrebbero gli auguri per i loro 14 anni di matrimonio, ogni bene. E poi ho visto che state mettendo condivido, mettetelo, e poi se qualcuno non gli arriva la notifica, quando manettate con il cellulare, mettete segui, in modo che vi arriva la notifica. Lo dico per i tanti nuovi che si sono affacciati, per sapere un po' le improvvisate che facciamo. Antonietta vorrebbe gli auguri di buon compleanno per il figlio Fiorenzo, 35 anni. Fiorenzo, un abbraccione, forte. Maria Grazia vorrebbe gli auguri per il suo compleanno che cade domani. Maria Grazia, ogni bene anche a te. Laura vorrebbe gli auguri di buon onomastico per il nipotino Luca, 4 mesi e mezzo. Luca, ogni bene, oggi è tuo onomastico. La nonna Edda vorrebbe gli auguri e una benedizione per i 18 anni della nipote Andrea. Maggiorenne Andrea, avanti, mi raccomando, forte. Anna vorrebbe gli auguri per l'onomastico del figlio Luca, da Ivrea, che viva di Ivrea. Ogni bene, Luca, anche a te, che San Francesco ti benedica. Antonio vorrebbe gli auguri per i 55 anni della moglie Imma. Gli ha dato un bacino, Antonio, ma la moglie, sì? Mi raccomando. Poi Anna Maria vorrebbe gli auguri per il sacerdote padre Antonio Maria Carfì, perché è compleanno nella vicaria di Villa San Giovanni, ogni bene. In arenda invece al pronipote Francesco Leone, auguri Francesco Leone. Paola Raponi invece per l'anniversario di matrimonio della figlia Chiara, si è sposata 24 anni, no, si è sposata giusto 24 anni fa e il 24 ottobre fa il compleanno. A te Chiara, a te Fabrizio, al figliolino Giorgio Gabriele, 5 anni, ogni bene e ogni benedizione. Ci accompagni la benedizione del Signore, brava gente, ci sostenga in ogni momento del nostro cammino. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fate i bravi, forti, a domani sera.